Alessio Storace, bancari domani in sciopero in quattro piazze d'Italia, precisamente Milano, Ravenna, Roma e Palermo, per chiedere cosa all'ABI di preciso? Ma sostanzialmente andiamo a chiedere il rispetto della nostra categoria, andiamo a chiedere il riconoscimento delle nostre rivendicazioni economiche, almeno quello rispetto dell'inflazione, e poi andiamo a rivendicare l'area contrattuale, andiamo a rivendicare il nostro diritto di essere bancari, di essere categoria e di essere destrutturati e svenduti al primo che capita. Vi sentite un po' penalizzati, quindi? Fortemente penalizzati, anche perché purtroppo l'atteggiamento arrogante di ABI non è casuale, ma viene a fronte di un atteggiamento governativo di attacco al mondo del lavoro. Quindi loro si fanno forti di questo e cercano di raggiungere il loro obiettivo, che è quello di espellerci dal mondo dei bancari. Ecco, il vostro slogan è bancari al servizio del paese. Che significa? Significa esattamente questo, ovvero che per la prima volta i sindacati non hanno semplicemente presentato una piattaforma per il rinnovo del contratto di categoria, ma hanno presentato anche un nuovo modello di fare banca, ovvero un modello di banca vicino alle imprese, vicino alle famiglie, un ritorno a fare banca vera e propria e a lasciare le grandi speculazioni finanziarie che stanno strozzando il nostro sistema. Perfetto, si continua comunque a vivere ancora questa differenza tra bancari e banchieri, invece non dovrebbe essere così, giusto? Visto che la No, mission dovrebbe essere comune. beh sì, in teoria sì, in linea di principio sì, purtroppo la differenza c'è ed è molto ampia, non ultima la polemica proprio di ieri sulla dichiarazione di ABI in merito allo stipendio dei banchieri. Loro dicono che è solo 245 mila euro l'anno, in realtà noi sappiamo che la media dei guadagni dei top manager è decisamente più alta. Una volta, quando si faceva banca, la differenza di stipendio era 1 a 7, ovvero ogni euro guadagnato da un impiegato medio erano 7 euro per un manager. Adesso siamo intorno a una media di 1 a 100 e non penso di esagerare. Ecco, in conclusione, cosa chiede l'UGL? L'UGL chiede, appunto, il rispetto del contratto e si sta impegnando non solo esclusivamente per un aspetto retributivo, ma per un bilanciamento sociale del contratto, quindi maggiore attenzione alla previdenza integrativa, agli asili nido, a quelle che possono essere l'assistenza sanitaria e soprattutto l'introduzione, finalmente speriamo di riuscire a ottenerla, di principi di partecipazione e cogestione all'interno delle aziende di credito.